E dopo l'incontro in prefettura a Venezia resta alta l'attenzione su appalti e subappalti all'interno di Fincantieri, proteste sospese in attesa di nuovi confronti. Davide Calimani. Proteste e agitazione sindacale temporaneamente sospese all'esito dell'incontro che si è svolto in prefettura Venezia tra Fincantieri e sindacati. Un tavolo di mediazione resosi necessario dopo che una trentina dei lavoratori in subappalto sono stati lasciati a casa da un giorno all'altro. In questa vicenda tra Isolfing e Humangest, l'unico modo per terminare le navi è stato quello di ricorrere ai subappalti, che per noi sono sempre preoccupanti perché hanno sempre creato problemi qui da noi. Chiedere a Fincantieri con Humangest e Isolfing di trovarsi e di vedere quelle che possono essere le soluzioni, incontrarci al più presto con delle risposte per dare lavoro, occupazione e ovviamente riconoscere questi lavoratori che da 12 anni lavorano dentro gli stabilimenti, insomma, il loro posto di lavoro e ritornare al lavoro. Dal canto suo, il prefetto di Venezia, che ha coordinato l'incontro tra azienda, sindacati e lavoratori, guarda oltre alla singola vertenza e auspica un progetto più lungimirante con una diversa e più efficace gestione del lavoro all'interno di Fincantieri. Io ho posto anche in questo tavolo la questione più grande, non soltanto la specificità di questi rapporti di lavoro, ma in generale la catena dei subappalti. E sarebbe vivamente auspicabile che da parte di Fincantieri ci sia un'apertura a rivedere questi meccanismi.